Buongiorno a tutti, eccoci con il panel. No, non ho detto niente. Eccoci qui al panel che riguarda la pubblica amministrazione, il turismo e come ci si muove, le strategie su alcuni temi che abbiamo individuato come fondamentali. In un'ora non potevamo affrontare ovviamente tutto quanto. Iniziamo con una case history che noi abbiamo individuato come best practice, l'Australia. Non sono potuti essere presenti per una coincidenza di eventi, hanno mandato un filmato esclusivo, cioè per la prima volta viene proiettato in BTO, poi naturalmente un filmato che utilizzeranno in altre situazioni, ma è un filmato B2B, come si dice, cioè volto a spiegare la strategia agli operatori. Dopodiché abbiamo la fortuna che ci sarà un piccolo keynote di Matteo Prato che rappresenta l'Australia in Italia e ci spiegherà bene questa strategia. Dopodiché cominceremo a parlarne con l'Italia, con le regioni presenti che racconteranno le loro attività e le loro prospettive future. Iniziamo subito con il video.2010 was the year Tourism Australia told the world there's nothing like Australia. Designed to be flexible, it's time to evolve the campaign creative and tourism messaging to keep it relevant in a highly competitive and fast-changing global tourism environment. The Tourism Australia's global campaign, There's Nothing Like Australia, is inextricably linked to our industry's Tourism 2020 strategy, and with it the overall goal of doubling overnight visitor expenditure from today's $70 billion up to $140 billion by the end of the decade. This campaign is deliberately designed to enable our partners, such as airlines, state tourism authorities, territory tourism authorities, to work with us in this campaign. They can get their message over the same time as we're getting over a uniform message about Australia. We certainly believe that we are stronger together if we communicate with one voice. And it is vitally important that we continue to highlight what is fantastic about the Australian experience. From a marketing perspective, it's incredibly important to see the research that Tourism Australia does and to learn and to try and develop products and experiences based around the research they provide. Consumer insights are incredibly important to make sure we deliver the visitor experiences in different markets that people want to have when they get here. And there's no other organisation that provides that sort of leadership and marketing initiative in the industry. Tourism Australia's job is to create demand for the best of our destination. It's a $94 billion industry employing almost 1 million Australians. Part of that job is to create advertising that appeals to the world's consumer. It's a campaign that'll be seen in 25 countries around the world. It'll be heavily promoted in Asia, in particular China, but also India, Indonesia, the UK, Europe, the Americas, and people in Australia will see it also. It's a great campaign for the world. This latest iteration of the campaign builds on an already successful and established platform and takes it a step further by highlighting Australia's finest tourism attractions, experiences and products, proving to the world why there's nothing like Australia. There are two main insights that are really driving this campaign. The first is a marketing principle that you lead with your best. You show what is the best about your product or your brand, in this case about our country. And the second is we've put a platform line out there, there's nothing like Australia. So now it's our job to prove it. If you can show the most unique things that differentiate you the most, there's a halo effect that goes to everything else that you do. And we know that Australia really stacks up when we go out there with the world's best. Social media is vital now. All media is becoming social, so you have to become involved. It's where the audiences are. It's where they do their research. It's where they share their ideas, whether for the next weekend or whether for a longer term holiday. What's new about this campaign is that we're using many more different channels to reach people and reach people in the right market and at the right time. Digital and social media will play a vital role in the rollout of this campaign. Not only are we building assets directly for those particular channels, but we're also using those channels in different ways than we've ever done before. Look, every campaign's got to evolve, and this campaign's been working its socks off for Australia. There's Nothing Like Australia launched back in 2010. Has more than 180 partners on board in 25 countries, 17 languages. It's time to take it up a notch. We're a beautiful, wondrous country that people do want to search out, know about, understand, and ultimately travel to. Ecco
Eccoci, diamo direttamente la parola. Allora, buongiorno a tutti, io sono Matteo Prato e sono qua in rappresentanza dell'ente turistico australiano. La sede è a Francoforte, io sono la rappresentanza italiana, sono italianissimo e per me è un onore rappresentare questo paese che rappresenta sicuramente una delle migliori case study a livello mondiale di organizzazione e di promozione turistica. Io vi ho portato spero che abbiate capito il video e i contenuti che c'erano, anche se erano in inglese o in slang australiano. Molto brevemente vi introduco quella che è la strategia di Tourism Australia e come viene declinata e come viene applicata ai canali di comunicazione. Come avete sentito nel video, l'obiettivo di Tourism Australia è quello, si è dato una pianificazione strategica decennale, quindi nel 2010 ha fatto un piano strategico che portava l'Australia fino al 2020, con l'obiettivo di duplicare l'income del comparto turistico, che rappresenta per l'economia australiana diciamo il quarto posto a livello di ranking come settore di sia di impiego a livello di forza lavoro che come income economico, per cui è sicuramente un settore molto importante e l'obiettivo ambizioso è quello di duplicare in 10 anni il livello dell'income turistico. Tourism Australia è l'ente che rappresenta tutto il paese, quindi è l'equivalente del nostro ENIT in Italia e ha l'obiettivo di ispirare i turisti di tutto il mondo ad andare in Australia. I turisti vogliono viaggiare per esperienza, per fare esperienze, per vivere sulla propria pelle delle esperienze differenti. L'Australia sicuramente offre numerose esperienze che sono appealing per i turisti. La campagna si chiama There's Nothing Like Australia, che vuol dire non c'è niente come l'Australia, ed è stata lanciata nel 2010, una delle prime campagne fatte da un ente per il turismo che coinvolgeva direttamente gli abitanti del paese, perché sono i migliori testimonial del paese. La campagna si chiama Non c'è niente come l'Australia, l'ente ha chiesto agli australiani di dire al mondo per quale motivo il loro paese è così differente, per quale motivo i turisti devono venire dalla Cina, dall'Italia, dall'Inghilterra per visitare questo paese. Sono state raccolte 30.000 storie, foto e testo, che sono state georeferenziate su un layer di Google Maps per farne una mappa interattiva, navigabile, ricercabile per temi, per destinazioni, per location, ed è diventata una mappa sociale che promuove il paese. Naturalmente la campagna vive sui social, vive su internet, ma viene poi declinata anche naturalmente su tutti gli altri mezzi, quindi inclusa la carta stampata, e questi sono alcuni degli esempi delle immagini che sono state postate e delle reason why visitare l'Australia che sono state date dagli australiani stessi. E diciamo la vision di Tourism Australia è abbastanza semplice: noi non vogliamo fare pubblicità, vogliamo raccontare una storia, vogliamo ispirare i viaggiatori a venire in Australia, quindi non diamo informazioni, diamo un'ispirazione. Naturalmente il digital è fondamentale nella strategia di Tourism Australia, perché è qui che i nostri turisti scelgono la destinazione, si informano, cercano e poi condividono le loro esperienze di viaggio, quindi il digital, i social sono l'anima della campagna promozionale. Quindi a livello strategico quello che ha fatto Tourism Australia è quello di creare una campagna marketing, creare degli strumenti dove i nostri fan, che sono i viaggiatori che hanno già viaggiato, ma anche chi dovrà viaggiare in Australia, chi dovrà visitare il paese perché a livello aspirazionale vuole conoscere il paese, possono costruire sulla campagna che noi diamo. Quindi noi costruiamo una piattaforma su cui i fan poi interagiscono e intervengono. Questa è un'applicazione che è appena stata lanciata sulla nostra pagina Facebook globale, che ti permette di conoscere l'Australia attraverso i tuoi amici. Quindi l'applicazione cosa fa? Nella tua rete dei contatti Facebook va a vedere chi dei tuoi amici è stato in Australia, che cosa ha postato, dove è stato, ti fa vedere le foto, ti fa vedere i commenti e ti dà possibilità di condividere. Questo
perché crediamo che il word of mouth, il consiglio degli amici, quello che gli amici o quelli che i tuoi familiari o la tua rete ti dice che l'ha ritenuto interessante e importante, per te diventerà rilevante. Per cui questa applicazione permette di andare a vedere cosa hanno fatto i tuoi amici, cosa hanno visitato, come l'hanno trovato, e permettere di costruire il tuo itinerario. Il sistema promozionale di Tourism Australia è naturalmente un sistema, non tutto integrato all'interno di una strategia e all'interno di una piattaforma che ha, come dicevamo, l'online come uno dei canali principali, l'offline come una delle declinazioni e naturalmente anche il mobile, perché sempre più sta diventando presente all'interno dei modi di condivisione e di interazione dei possibili turisti. Circa il 61% di chi ha visitato l'Australia dice di essersi informato su internet, per cui abbiamo superato la soglia del 50%, per cui non andare a utilizzare questo strumento per fare promozione e dare informazioni e ispirazione sarebbe una darsi la zappa sui piedi. E naturalmente quello che dicono i nostri insights è che i turisti si informano su internet prima, vanno su internet durante il viaggio e vanno su internet dopo il viaggio, perché condividono le loro informazioni, condividono il loro itinerario, la loro esperienza. Quindi per noi rendere utilizzabile queste informazioni è vitale. All'interno della strategia naturalmente utilizziamo tutti i canali, quindi dalla promozione pubblicitaria, quindi i bought media, quindi acquisto di spazi pubblicitari, abbiamo una serie di siti internet che sono l'anima della nostra promozione e utilizziamo attivamente i social come all'interno della nostra campagna. I nostri siti internet, come dicevamo, sono australia.com, che è il portale di informazione turistica, e Nothing Like Australia che è l'anima social della campagna che vi raccontavo prima, dove gli australiani hanno condiviso il loro reason why visitare la destinazione. Quello che è interessante dire qui a BTO è che l'80% delle risorse marketing a livello globale di Tourism Australia in questo momento sono allocate su Facebook, perché Facebook è il canale che ci sta dando più riscontro, che ci sta dando maggiori opportunità di promozione e di commercializzazione anche a un certo punto. Questo è l'andamento della nostra fanpage. Nell'ultimo anno siamo passati ad avere 1.2 milioni di fan a 3.7 milioni, quindi stiamo quasi a 4 milioni di fan. Questa è la pagina Facebook internazionale di Tourism Australia. Ogni paese poi ha la sua, perché con ogni paese si parla in lingua e si danno informazioni pertinenti al singolo mercato. Non tutti i mercati naturalmente sono uguali, per cui non possiamo raccontare la stessa storia su tutti i mercati. L'India è differente dal Giappone, il Giappone è differente dall'America, l'America è molto differente dall'Italia, per cui ogni paese ha la sua pagina. In Italia abbiamo circa 36.000 fan, sono in costante crescita naturalmente, e utilizziamo naturalmente anche Twitter, però se Facebook è il nostro canale promozionale, diciamo più consumer, più ispirazionale, Twitter è utilizzato più invece per dare informazioni strategiche su come Tourism Australia si muove, su che tipo di campagne, su quali paesi, quindi un pochino più un account di servizio se vogliamo. Sulla pagina globale di Facebook la condivisione delle foto, ieri si parlava durante un panel dell'importanza delle immagini all'interno dei social network e della promozione. Sulla pagina di Tourism Australia globale vengono caricate circa 1400 immagini per settimana. Abbiamo naturalmente Instagram è integrato all'interno della pagina Facebook, per cui chiunque faccia una foto e la tagghi con Sea Australia viene automaticamente reindirizzato sulla nostra pagina Facebook, e attraverso Instagram ci arrivano circa 500.000 immagini al giorno. Naturalmente abbiamo sviluppato delle applicazioni per i cellulari, per i mobile, perché per avere accesso alle informazioni e per condividerle. L'applicazione globale di Tourism Australia è disponibile sull'App Store in inglese, a gennaio verrà tradotta in italiano, e abbiamo anche naturalmente un'applicazione per i tablet. Una
una cosa specifica che mi è stata chiesta, abbastanza tecnica, direttamente da Roberta, è quella di spiegare come Tourism Australia, per quale motivo Tourism Australia ispira i viaggiatori ma non converte. Noi non abbiamo un booking diretto attraverso il sito australia.com, noi facilitiamo il lavoro e la conversione dei nostri partner, quindi il ruolo di Tourism Australia crediamo che sia quello di ispirare i viaggiatori, la conversione la lasciamo ai nostri partner e lavoriamo con i nostri partner, che siano i tour operator, che siano gli alberghi, che siano le compagnie aeree, fianco a fianco lasciando a loro il compito di convertire. Questi sono degli esempi di come, utilizzando il framework generale di Tourism Australia, cerchiamo sempre di utilizzare lo stesso framework, perché parlare con One Voice, avendo soltanto un cercare di, per quanto possibile, di usare sempre lo stesso tono di voce, crediamo che sia fondamentale, e incoraggiamo i nostri partner, che siano tour operator o compagnie aeree, a utilizzare il nostro framework. Facciamo naturalmente anche attività di co-marketing con brand affini, perché ci permette di parlare di turismo in canali dove non si parlerebbe di turismo. Questo era un esempio di una campagna che abbiamo fatto lo scorso anno con la Speedo, che è un marchio di costumi da bagno, che con l'Australia c'entra perché è un brand australiano, ma quando uno va in piscina e mette il costume non pensa all'Australia. Noi abbiamo cercato anche di ispirare invece chi compra il costume ad andare in Australia e a conoscere la destinazione. Abbiamo sviluppato naturalmente numerose partnership online. Siamo stati la prima destinazione che a livello globale ha fatto una campagna su TripAdvisor, permettendo di utilizzare le recensioni degli utenti per costruire gli itinerari. Abbiamo naturalmente tutta una serie di partnership con YouTube, che è un canale molto importante per noi, perché i video stanno diventando sempre più fondamentali per la promozione di una destinazione. Quindi il nostro messaggio, e poi lascio la parola ai nostri relatori, è: noi non vogliamo raccontare una storia, vogliamo dare le informazioni, vogliamo dare gli elementi di ispirazione perché la storia venga raccontata direttamente dai turisti, dai viaggiatori. Grazie. Adesso saliamo sul palco con i relatori, grazie tanto, parleremo molto, non sarai sul palco ma parleremo molto di Australia, alluderemo ovviamente. Allora, abbiamo qui rappresentate con, mentre salgono, Giampiero Perri per la Basilicata, Peruzzini per la Toscana, Emanuele Burioni per l'Emilia Romagna, Sergio Cagol, giusto? Come l'accento per Trentino Marketing e Trapani Giovanni per l'Umbria, ecco. Mentre lascio la parola per, in effetti al di là della provenienza geografica, vorrei che si qualificassero nel ruolo esatto, che non mi sono appuntata e non vorrei fare errori. Emanuele? Buongiorno a tutti, sono Emanuele Burioni, Regione Emilia Romagna, sono il responsabile dell'area marketing e web dell'Agenzia di Promozione Turistica della Regione. Io invece mi occupo della parte di marketing istituzionale e dello sviluppo di un progetto che riguarda il posizionamento del brand Umbria. Alberto Peruzzini, io sono il dirigente del Servizio Turismo di Toscana Promozione, l'ente quindi di marketing turistico della Regione Toscana. Giampiero Perri, direttore generale dell'APT Basilicata, che è l'agenzia di promozione territoriale e turistica della regione. E Sergio Cagol, rappresento Trentino Marketing nella funzione di gestione del marketing digitale online. C'è una clac personale. Probabilmente perché è presente direttamente su Twitter e sui social e quindi abbiamo giocato un po' in questi giorni. Per dire, io l'ho conosciuto di persona ieri, ma avevamo già scambiato parecchie opinioni sui social network. Allora, che dire, la presentazione dell'Australia è la base di partenza, naturalmente è la dimostrazione del perché li abbiamo voluti e credo che le motivazioni addotte siano abbastanza eloquenti. Ci sono alcune cose in particolare. Intanto questa slide finale che io avevo visto in anteprima, che è il senso di quello che intendiamo noi per turismo web
e marketing, cioè non raccontare forse solo le storie, ma dare delle ispirazioni perché siano gli altri a raccontarci. E qui è bellissimo il filo conduttore con un panel di ieri che era sul brand paese, no? Come riuscire a rafforzare in Italia questo brand su cui noi non lavoriamo. Tra l'altro c'è questo filo conduttore anche sul fatto che loro hanno detto siamo come l'Enit. Beh, ieri noi qui abbiamo avuto, e siamo molto, devo dire, orgogliosi, la prima uscita pubblica del neo direttore generale dell'Enit, che è venuto ad ascoltare, non a parlare, ha solo premiato incidentalmente, e in quelle poche parole comunque ha detto qualcosa di importante anche rispetto alle regioni. Potrebbe essere l'inizio di una nuova fase, tutti ce lo auguriamo, di questo ente che in qualche maniera riesca a fare sistema e che credo ci sia un nuovo percorso di collaborazione con le regioni per poter insieme collaborare ad un percorso condiviso. Detto questo, invece, la prima domanda che pongo ai nostri gentili ospiti è una domanda un po' spinosa, l'ho condivisa con loro lo sanno. Allora, la scelta della pubblica amministrazione, se fare Booking o no e in che maniera farlo, con che tipi di aspettativa, perché poi la risposta non è soltanto sì o no, ma come, con che percorsi, con che aspettative viene questa cosa proposta agli operatori interni al territorio. Cominciamo dal più lontano rispetto a me, da Emanuele Burioni dell'Emilia Romagna. Sì. L'Emilia Romagna ha iniziato a lavorare 5 anni fa su un progetto di e-commerce regionale e in un primo momento ha lavorato insieme alle 2 associazioni di categoria che rappresentavano il mondo privato, per cui un lavoro sinergico tra regione e mondo privato, questo in base a una normativa regionale che pone proprio le basi di questo supporto, di questa collaborazione stretta tra pubblico e privato. In un primo momento la Regione Emilia-Romagna è rimasta dentro questo portale, dopo per motivi normativi siamo usciti, adesso in questo momento è in mano alle 2 associazioni di categoria, quindi Federalberghi, Assotel, Confcommercio, Confesercenti. Il lavoro però che sta alla base di questo portale di e-commerce era la necessità 5 anni fa di dare visibilità alle offerte del nostro territorio. Il problema delle varie OTA era probabilmente quello di vendere la camera singola. Noi dobbiamo vendere un prodotto più complesso, noi vendiamo una vacanza, può essere la vacanza al mare, la natura o quanto altro. Per cui abbiamo dovuto ragionare su un percorso un po' differente. Abbiamo dovuto capire quali erano le esigenze, i prodotti turistici dei nostri operatori per poter arrivare a offrire un prodotto che venisse incontro a quella richiesta di autenticità che poi tutti noi vogliamo da un territorio quando lo vogliamo scoprire. Cioè gli operatori privati devono offrire quella autenticità che probabilmente con questo strumento è venuta fuori. Questo è stato il punto fondamentale. Bene, un tema molto interessante, quindi già ieri si parlava nel panel sulle OTA, quindi della distribuzione o della disintermediazione o intermediazione a seconda dal punto di vista. Del fatto che in effetti c'è una, per come è fatta l'Italia, abbiamo una miriade di strutture ricettive che non sono rappresentate comunque dalle OTA, che sono un'identità che piaccia o meno del territorio nazionale, secondo me è comunque da tramutare in opportunità. Queste non sono rappresentate dai grossi player del mercato internazionale, quindi mi sembra un'argomentazione interessante. Qui abbiamo regioni che partono ovviamente con una loro storia differente. Ci interessa il parere in generale sull'ipotesi di Booking online della pubblica amministrazione. Chiedo la stessa domanda, rifaccio la stessa domanda in maniera molto ampia all'Umbria e a Trapani, che ha un nome di città come me. Non è proprio così, comunque il cognome è leggermente differente, però al di là di questo il punto vero è credo che le risposte della pubblica amministrazione siano analoghe, perché c'è alla base una questione di carattere giuridico normativo. Ora la pubblica amministrazione difficilmente può entrare in meccanismi di puro mercato e quindi Booking. La stessa Australia ha una organizzazione, da quello che si è sentito prima, anche per conoscenza diretta, è un'organizzazione che fa sì che poi la parte di commercializzazione del prodotto sia in mano privata.
ho avuto un'esperienza molto significativa per 2 anni a Melbourne e lì c'è proprio un'agenzia che si occupa degli eventi per la promozione del marchio Melbourne e gestisce anche la commercializzazione del marchio Melbourne. La stessa cosa però anche noi abbiamo in Italia. Ci sono regioni che hanno scelto una strada che è già stata in parte percorsa, come la Toscana, che ha sicuramente un case history di rilievo, e ci sono regioni invece come l'Umbria che invece hanno scelto la strada dei consorzi pubblico-privato a cui viene demandata poi la commercializzazione della propria offerta turistica. Chiedo venia, ho dato per scontato che in Italia in effetti il problema normativo non è, per chi è del settore, non è assolutamente marginale. In realtà ho parlato di booking online per estrema sintesi. In Italia si parla di promo commercializzazione e non è una sottigliezza, cioè dietro c'è una problematica giuridica ed è proprio perfetta la puntualizzazione. Vediamo la Toscana. La Toscana ha fatto una scelta un po' di anni fa, ve la riassumo velocemente per arrivare al punto finale in cui siamo ora. La regione ha dato a Toscana Promozione le funzioni di marketing di destinazione, quindi lavoriamo sul prodotto, lavoriamo sui mercati, la parte di promo commercializzazione, ma nello specifico la promozione online, è delegata, anche per le motivazioni che diceva il collega Umbro prima, a Fondazione Sistema Toscana. Fondazione Sistema Toscana è il portale turistico della Toscana, ha quindi un grande core business in questi anni ha avuto un grande core business su tutta l'attività di promozione online. C'è stato poi un momento fondamentale, strategico, nell'ambito dello sviluppo del portale, del successo del portale che c'è stato in questi anni, perché a un certo punto, 2 anni fa, oltre all'inserimento delle proposte di promo commercializzazione, il portale ha cominciato a fare attività di booking online, come qualunque altro portale turistico, però mettendo tutti gli operatori nelle condizioni, gli operatori toscani, di inserire e di vendere i propri pacchetti senza attività di intermediazione diretta o di guadagno ovviamente da parte della fondazione. Mi ricollego alla domanda. La domanda secondo me non è spinosa, la domanda al massimo può essere spinosa la risposta, perché poi se uno guarda come funziona anche l'attività di booking, emerge uno scenario di questo tipo. Noi abbiamo dei risultati in Toscana veramente performanti su tutta l'attività di promozione online. Ieri sono stati raccontati più volte con appunto, riassumibili nel fatto che poi il grosso della nostra promozione di prodotto passa attraverso l'online. Il booking è un elemento importante, ha raggiunto dei risultati, un'onda lunga di risultati molto, molto positivi. Ovviamente emerge una percezione anche da parte degli operatori, degli operatori turistici che poi devono inserire le loro proposte e quindi inserire anche la vendita, una percezione diversa rispetto a chi fa il booking online, se chi fa il booking online è un soggetto riconducibile a un ente pubblico, rispetto a chi fa booking online esplicitamente come soggetto. Una percezione diversa, nel senso è normale che sia così. È su quello che bisogna poi lavorare ed è probabilmente la chiave di volta per essere vincenti anche nel booking online da parte della destinazione, è proprio nel modo di essere, di interpretare al meglio, di far passare il messaggio che anche quella è un'attività che il pubblico può mettere a disposizione degli operatori privati agli stessi operatori privati. Perfetto, un tema interessante. Regione Basilicata, Giampiero. Sì, penso che insomma il tema è un tema, è la risposta adattativa a una trasformazione che investe il mondo del turismo e che le aspettative del mondo del turismo e i rapporti tra ciò che deve fare la pubblica amministrazione e ciò che può fare il privato. Intendo dire, ad esempio, pensiamo al rapporto arrivi-presenze. Per un agente pubblico
indicatori più importanti sono gli arrivi, la capacità di fare accrescere il numero, l'attrattività di una regione. Per l'imprenditore sono le presenze. Ovviamente sono due facce della stessa medaglia, quindi la sto forzando solo retoricamente per cercare di illustrare meglio il mio concetto. Adattativo significa che se c'è una tradizione alle spalle di un privato forte, di un privato che si aggrega, di strutture consortili efficaci, probabilmente la richiesta che viene posta al pubblico è una richiesta più blanda di sostenerlo nella fase di vendita. Ma il tema del vendere rimane il vero tema poi dell'economia del turismo. Allora è chiaro che stiamo tentando, ciascuno con la propria tradizione, la propria storia, di trovare delle strade di facilitazione, di risoluzione di questo problema che in qualche modo secondo me sarà soggetto ancora a trasformazioni. Noi abbiamo avviato i club di prodotto, quindi anche qui la stessa organizzazione della vendita della vacanza, abbiamo fatto aderire i nostri operatori, quindi si fa anche una cultura di aggregazione e si propone una dimensione culturale nell'organizzazione dei sistemi turistici locali, nelle proposte di come oggi promuovere le vacanze e di facilitatori, perché mettiamo a disposizione un portale che permette il contatto diretto e l'acquisto quindi presso la struttura, ovviamente senza intermediazione da parte della pubblica amministrazione, cioè operando sui fattori facilitativi. Ma non credo appunto che si tratti di una questione ideologica né di principio. Qui si tratta di comprendere come una realtà italiana, che è una realtà polifonica, infatti io spero che un domani anche così riusciamo anche dal basso a costruire un grande spot dell'Italia che racconta queste tante Italie, si tratta di capire come intervenire in un mondo che in fondo nel mentre cambia mantiene anche dimensioni tradizionali. Intendo dire, noi da un lato l'abbiamo visto con i social network, lo stiamo vedendo con l'innovazione che ha portato internet, cresce la domanda individuale, ma non scompare quella organizzata. E quella organizzata ha ancora dimensioni significative e i tour operator non per questo scompaiono o sono diventati irrilevanti. Addirittura ci sono nicchie di mercato, penso al turismo religioso, dove probabilmente questa connotazione è molto più significativa. Quindi di fronte a questi cambiamenti noi abbiamo necessità di avere una strumentazione molto articolata in grado di rispondere a queste diverse esigenze, ma certamente di sostenere il privato in uno sforzo che non è da poco in questa fase storica di riorganizzazione, anche di riconsiderazione dei suoi spazi e delle sue possibilità, utilizzando appunto le reti di impresa, facendo, semmai imitando anche altre regioni come l'Emilia che sono partite molti anni fa su questi concetti che solo adesso diventano patrimonio nazionale e che però prevedono anche un nuovo protagonismo del privato. Quindi credo che questa relazione, che è fatta un po' di sensibilizzazione, un po' di formazione, un po' di adeguamenti, un po' di un ruolo diverso, insomma, in cui la pubblica amministrazione ha perso la credibilità e la referenzialità. Noi sappiamo da tutte le indagini che il 75% dei turisti considerano le informazioni ufficiali delle destinazioni turistiche non serie, non valide, non esaurienti, non nel senso di non essere complete, ma non affidabili. Abbiamo sentito anche questa mattina come il passaparola e il giudizio delle persone che conosciamo o che comunque delle persone che lasciano il proprio giudizio sia diventato così importante nella scelta del viaggio. Quindi immaginiamo che significa nel mondo delle istituzioni questa rivoluzione in cui l'oste si accorge che non è più lui a garantire che il vino è buono, in cui l'oste deve iniziare a pensare che il suo compito è far parlare i bevitori perché esaltino le qualità del proprio vino. Quindi è un cambiamento anche nel modo di percepire la relazione del pubblico, che non ha più l'autorevolezza e la forza come istituzione di essere riconosciuto come il validatore finale di una giusta informazione. Credo che questo, come dire, ci aiuta a non semplificare o banalizzare un problema che giustamente tu hai posto. Tutto è collegato. Nella risposta a una domanda estremamente tecnica, estremamente mirata, in realtà poi, come anche in altri, si allude ad altri percorsi, ad altre. Nella tua in particolare c'è stata l'allusione, e poi ci torno, al discorso del B2B, quindi cioè l'ente pubblico, come si rapporta anche nella sua, insomma in tutte le vostre, a un percorso in ambito B2B, e c'è anche il discorso, se vogliamo, social, content curation, cioè di porsi il problema delle informazioni, ma questo è già esattamente quello che in un certo senso abbiamo come le domande che seguiranno. Chiudiamo invece il giro sul discorso promo commercializzazione, ecco, in maniera corretta, diciamo così. Trentino, sì. Sergio. Insomma, non mi nascondo, noi della promo commercializzazione da quasi 10 anni abbiamo fatto un cavallo di battaglia.
Il nostro modo di proporci online è fortemente mirato a offrire agli utenti, ai turisti, anche la possibilità di trovare la loro vacanza. Nel senso che per noi la promocommercializzazione vuol dire offrire non solo l'esperienza, non solo raccontare il territorio, ma dare anche quegli elementi che sono fondamentali per poi dopo venirci davvero. Perché secondo noi è inutile che raccontiamo che serve l'esperienza, che l'utente va coccolato, eccetera, poi arriva sui nostri spazi online e non ha gli elementi per capire se quella vacanza la può fare o non la può fare. Gli elementi non è manda un'email alla struttura ricettiva, è quanto mi costa, che albergo posso scegliere, e fa parte di una serie di informazioni che sono fondamentali per l'utente per poi dopo continuare a scegliere i nostri spazi di comunicazione per venire in Trentino. Nel senso che noi facciamo, adesso do qualche numero, 6 milioni di visite all'anno. Se noi queste visite riusciamo a farle, perché gli utenti trovano informazioni utili, utili per organizzare una vacanza, non soltanto per trovare un'ispirazione. Chiaramente c'è anche quel componente lì, però c'è altrimenti il rischio che, come fanno tutti gli operatori, poi tutti gli utenti, poi invece che trovano la cosa interessante, eccetera, poi vanno su booking.com e prenotano. Va bene, se lo fanno è possibile, devono avere anche l'opportunità di chiudere il loro ciclo sul nostro spazio. Per questo è un elemento che poi dopo, da una parte ci dà un grandissimo vantaggio in termini di posizionamento organico, perché noi viviamo di Google, è inutile che non abbiamo i soldi per fare come booking.com che si compra tutte le keyword hotel, adesso scusate il tecnicismo, noi viviamo di presenza nelle ricerche degli utenti su Google e viviamo di utenti che tornano perché hanno trovato servizi utili. Uno di questi è, ma se io, siccome fa bel tempo, prossimo weekend c'è il ponte dell'8 dicembre, voglio andare a sciare, che tutti aprono, ma lo trovo un albergo a Madonna di Campiglio o a Canazzei? Quanto mi costa? C'ho il bambino. E non 72 euro al giorno per persona che devo stare lì a farmi i calcoli, o peggio ancora da 50 a 100 euro come succede in certi siti, ma no, la tua vacanza dal 5 all'8 dicembre, due persone col bambino, 318 euro, adesso dico un numero ovviamente a caso. Poi dopo ci vado o non ci vado, un altro aspetto, però questa informazione è quella informazione secondo noi che porta l'utente a tornare perché trova dei servizi utili, altrimenti rischiamo di essere cannibalizzati da booking.com, TripAdvisor, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, finisco, chiedo agli storyteller, se io non riesco a seguire Twitter, quindi se mi volete poi segnalare o qualche domanda vostra o qualcuna che arriva dai tweet, io non riesco e vi lascio la parola, chiedetemela insomma. Allora, è interessante quello che è stato detto in quest'ultimo intervento, nel senso che online e offline non sono, cioè l'obiettivo è far arrivare le persone, gli arrivi e le presenze. Se il mercato è online e il turismo è online, bisogna dare anche questo strumento. Bisogna essere presenti, sapendo che è un continuum il discorso della presenza di alcuni tour operator importanti. Expedia ieri diceva che, mi hai detto tu, io non ricordo la 12% a Expedia di prenotazioni arrivano attraverso il call center. Quindi tu devi promuoverti, parlare, far sì che le persone, quindi lavorare sulla promozione nelle maniere che poi andremo a vedere dopo, e dare l'opportunità di farti trovare nei diversi canali, perché l'obiettivo finale credo sia sempre quello di dare un motivo per venire e poi fisicamente, non entriamo nel discorso dei voli, dei viaggi, perché questo non riusciremo a finire entro l'una minimamente. Ecco, andiamo a monte allora. Siamo partiti dalla coda, cioè dalla possibilità di comprare un viaggio, insomma in qualche maniera di realizzarlo. Vediamo invece come su internet in particolare, magari con l'integrazione anche con altre attività e strategie offline, si stanno muovendo le regioni qui presenti. Abbiamo portato una best practice che è nazionale, quindi è impari il rapporto comunque con qualsiasi regione per dimensioni. Non vuole essere sminuente, anzi
Ci sono tantissime cose positive, è bello condividerle. BTO ha allargato da alcuni anni non solo alle nozioni o le informazioni strettamente tecnico-alberghiere, si sta allargando a dei temi per fare quel famoso sistema che dobbiamo fare tra pubblico e privato e che è l'unica possibilità, no, per dare una spinta energica in avanti al nostro turismo. Quindi vediamo le cose interessanti, non so se vorrà parlare, se no poi gliela faccio io la domanda precisa. Raccontaci, Emanuele. Allora, per noi sicuramente il tema, leggevo prima i vari passaggi dei vari tweet, è proprio il discorso se l'istituzione è in grado di fornire la corretta informazione. Ma io credo di sì. Ovviamente non deve essere da solo, deve essere aiutata in questa funzione. Possono essere i cittadini, possono essere degli opinion leader, possono essere ad esempio dei travel blogger, come è successo a noi con il progetto Blogville, di cui parlerò magari dopo. Ovviamente è tutta una strategia che deve essere una strategia 360 gradi, nel nostro caso anche se riportata a livello regionale. Ovviamente. Posso chiedere di parlarne adesso, cioè se non altro Okay. che... Visto no, che è stato, per noi... mi è stato chiesto su Twitter come mai non abbiamo dato un nome, insomma è una... un'attività che ha avuto dei riconoscimenti, no? Quindi no, mi sembra assolutamente doveroso parlarne. Allora, Blogville Emilia Romagna è stato un progetto per noi innovativo, anche perché effettivamente un caso di questo tipo non c'era mai stato. Abbiamo fatto una sorta di collaborazione tra Emilia Romagna e due importanti travel blogger, Melvin e Cash, Travel Dadal e Budget Traveler. L'idea nasce quella del concetto di offrire la libertà ai travel blogger che volevano visitare la nostra regione per scoprire quelle che erano le autenticità della nostra regione. Offrirgli un supporto, però erano loro che dovevano raccontarci la nostra regione. Un progetto che ha durato 83 giorni e ha visto coinvolti 83 blogger provenienti da tutto il mondo. E hanno vissuto la nostra regione, l'hanno vissuta con noi, hanno vissuto... tutto quello che è l'autentico della nostra regione. Abbiamo cercato di sia accompagnati oppure lasciandoli in libertà, raccontare tutto quello che attraverso le immagini, attraverso la loro attività sui loro blog e sui social network, fare un racconto di quella che era la nostra regione, l'ospitalità. Il concetto di ospitalità forse è la cosa che è venuta più fuori dai loro racconti. È stata un'esperienza anche per noi emozionante, perché magari ci ha fatto conoscere la nostra regione da dei punti di vista che non conoscevamo. Ci ha messo davanti a uno specchio, per così dire, ci ha fatto capire dei lati, che ad esempio dei travel blogger che vengono dal Brasile oppure che possono venire dall'Inghilterra oppure che vengono dai mercati asiatici hanno rispetto alla nostra regione, per cui ci ha fatto capire anche probabilmente quali sono le nostre eccellenze, come muoverci su determinati mercati. Poi effettivamente con quindi questo promozione, insomma, informazione, promozione, ma anche ascolto interno per modificare la nostra attività direttamente, mirarla. Sì, sicuramente questa è stata per noi un fattore di crescita, perché effettivamente guardando tutto il materiale prodotto dai blogger nei giorni in cui hanno partecipato, in questi 83 giorni in cui sono stati a Bologna e a Rimini, in cui hanno raccontato l'intera regione, per cui abbiamo proprio fatto un'operazione di arricchimento interno. Ovviamente loro si sono divertiti e noi ci siamo divertiti a raccontare la nostra regione in questo modo. Poi ovviamente il successo magari è venuto dopo rispetto a quella che era l'idea iniziale. L'idea era partita proprio dalla voglia di trovare un modo nuovo di dare libertà alle persone di esprimersi sul nostro territorio e di farlo conoscere ai loro follower oppure comunque le persone che seguivano i loro blog. È interessante perché sempre dal Country Brand Index, dove poi troverete tutto online, anche loro se vogliono lasciare delle presentazioni, qui abbiamo deciso di fare un panel di discussione, però qualunque dato, visto che BTO viene digerita, come dico io, molto dopo, e qui abbiamo tante informazioni ed è bello sui temi che interessano poterli approfondire poi a distanza, quindi noi le forniremo a chi di loro le vorrà lasciare. È
è interessante notare come questa attività, prendiamo spunto dall'Australia prima, cioè è un dato comunque interessante, loro hanno detto stiamo investendo penso che sia stato anche twittato, no? Cioè l'80% su Facebook è una cosa, devo dire i risultati li hanno perché è impari il confronto con qualsiasi altra realtà, cioè più di 3 milioni, noi se non ricordo bene 7 di... Sono veramente tanti e noi abbiamo fatto questa analisi con Blogmeter e Vincenzo Cosenza, dove abbiamo paragonato le nostre attività, ma nessuna è paragonabile per quanto regionale. Però ci sono degli elementi interessanti anche nella ricerca. Alcune regioni si muovono con dei canali preferenziali nelle diverse lingue ed è questo un dato importante che diminuisce i fan totali, però probabilmente è più efficace, no? Farlo nelle lingue. Vediamo, l'importante è che ci sia dietro una strategia. L'Umbria in questo, adesso non vorrei spoilerare, però insomma so che esiste un percorso, cioè il bello, come l'Australia dimostra, è che quando c'è un percorso pensato, poi dopo si declina, esempio sui social, eccetera, un'attività. Cosa l'Umbria... Il percorso che ha intrapreso l'Umbria, che è abbastanza complesso e studiato. Sì, effettivamente è un percorso, è una metodologia. La metodologia ci dovrebbe portare nel breve periodo ad essere percepiti come brand. Intanto l'istituzione ha fatto una scelta unilaterale nel rinunciare ad una sua identità di carattere istituzionale. Noi sui mercati diciamo in tutta la nostra strategia di comunicazione ci presentiamo semplicemente con il nome Umbria, sintetizzando così quello che noi intendiamo per valorizzazione territoriale. La valorizzazione territoriale per noi è lo storytelling di un territorio. Lo storytelling, a parere mio, in italiano si declina come affabulazione di un territorio, e quindi l'affabulazione del territorio noi la facciamo attraverso una serie di progetti. Il progetto di punta è Umbria App è un marchio di proprietà della istituzione pubblica della regione Umbria, dentro il quale ci sono pubblicate a tutt'oggi 36 applicazioni per i diversi sistemi oggi operanti sul mercato, vale a dire iOS ed Android. È un progetto che tenta di raccontare in multilingua il territorio umbro attraverso quelli che sono i suoi asset identitari strategici: turismo, ambiente e cultura. Queste 36 app si occupano di spettacolo, di musei, di parchi, si occupano però anche di altro, si occupano anche di manifestazioni, di design, si occupano insomma di quello che è il contenuto di un territorio. Questo territorio viene raccontato attraverso le tecnologie, perché è importante perseguire la strada di parlare a nuovi target, fideizzare nuove categorie sociali che usano queste nuove tecnologie. Facebook naturalmente è sicuramente uno strumento, ma noi pensiamo che non sia l'unico, per cui quello che occorre probabilmente è una multipolarità verso cui noi destinare il nostro messaggio. Quello che noi possiamo dire è che il progetto Umbria App, a distanza di poco meno di 2 anni dalla sua nascita, ha prodotto 35.000 download certificati, a cui si debbono sommare i download di Android, che sono più difficilmente misurabili. Mi pare che oggi si possa dire che nessun libro sull'Umbria abbia mai venduto 35.000 copie, quindi noi in parte credo che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Il mobile è il tema centrale, non lo abbiamo messo tra gli obiettivi, ma non perché non sia importante, ma perché c'erano tanti argomenti, abbiamo dovuto... Prima di dare la parola alla Toscana mi chiedevano, posso dare la parola a domande? Mi hanno detto di fare un cenno alla regia, allora sono Rocco City. Io volevo fare un po' l'avvocato del diavolo, no? Siamo tutti d'accordo che un territorio va raccontato e questo è un mezzo di promozione molto forte, l'abbiamo visto con l'Australia e con le testimonianze che ci hanno qui raccontato.
però volevo chiedere a loro se avevano deciso, se potevano raccontarci qualche esempio, che non delle loro regioni, di territorio raccontato che le ha colpiti e poi le ha fatti decidere di andare in vacanza. Cioè, voglio dire, loro come turisti? Esattamente, perché voi fate questo, insomma, e ci crediamo tutti, però poi è solo questo che ci fa decidere di andare in un posto. Per dire, io ho visto questo video, vorrei andare in Australia perché è un posto bellissimo, non ci andrò perché per tanti motivi, il primo magari economico. Ecco, volevo capire questa cosa, se poi a loro praticamente era successo di leggere di un racconto di un territorio e poi decidere di andare in vacanza. Chi vuole rispondere? Andiamo nell'ordine o andiamo nell'ordine. Piace lo la stesso? Verità, poi ritorniamo all'argomento. No. Parto dalla parte destrutturata, poi torno alla parte strutturata. Ovviamente mi è capitato molte volte, parto anche dal presupposto di essere quantomeno un turista consapevole, ma in realtà ho cercato di cavalcare quella che è la tendenza in atto, e parto da un progetto che stiamo portando avanti come Toscana Promozione, insieme anche al portale www.turismointoscana.it, ed è un lavoro di orientamento più che sulla destinazione, sulla motivazione, ma soprattutto sull'esperienza. Quindi noi non vogliamo portare il turista in un posto specifico in Toscana, ma vogliamo portare il turista a fare un'esperienza, a vivere questa esperienza, dandogli noi la possibilità di costruirsi una sorta di tailor-made tourism, la propria esperienza. Allora, questo rispondo alla domanda, però mettendoci insieme anche un po' di struttura di operatore del marketing di destinazione. Abbiamo organizzato pochi giorni fa un evento B2B per antonomasia, il classico B2B in cui portiamo gli operatori internazionali della domanda a parlare, a contrattare con i seller toscani. L'abbiamo organizzato proprio qui 20 giorni fa. Invece di farli venire, farli incontrare indistintamente gli operatori dell'offerta, abbiamo provato a fargli, prima di tutto, a fargli incontrare gli operatori dell'offerta che vendevano l'esperienza, quel prodotto specifico che loro avevamo, che per il quale avevamo già fatto una preventiva analisi di, appunto, di interesse. Li abbiamo messo in rete, abbiamo fatto incontrare la domanda e l'offerta, e poi gli abbiamo fatto fare un tour, non il classico tour nelle capitali turistiche della nostra regione, ma un tour esperienziale dal kitchen course più dettagliato, piuttosto che alla visita di un museo sconosciuto ma che però gli poteva portare a fare una esperienza di un certo tipo. Turismo attivo, ma nel vero senso della parola, ci ha aiutato il fatto che tutto questo è successo nel fine settimana in cui tra l'altro in Toscana ha piovuto anche tanto, e quindi è stata una vera e propria esperienza vissuta. Allora io che ho scelto l'ultima vacanza che ho fatto pensando a un posto dove andare a fare canoeing piuttosto che andare a, appunto, fare un'esperienza estrema a livello naturalistico, mi sono ritrovato nel percorso in cui abbiamo fatto incontrare l'operatore, e quindi l'esperienza turistica che vendeva quel prodotto, con l'operatore della domanda, che in quel momento era il turista e che si aspettava di andare a fare quel tipo di esperienza lì. In realtà noi queste cose le facciamo già, ora al di là, al netto della percezione che può esserci nel lavoro degli enti che si occupano degli enti pubblici che si occupano di promozione turistica, in realtà questo lavoro lo facciamo già, e lo facciamo anche sulla rete. Io ho fatto un conto che negli ultimi anni la Regione Toscana per la promozione turistica, su una torta di 100,
la promozione online rispetto all'offline conta ormai attorno all'80. Su ha fatto scuola la Toscana, ne abbiamo parlato in effetti. Volevo chiudere proprio su questo, ma al di là di averci investito tanto, crediamo di essere riusciti a lanciare un messaggio, perché non abbiamo usato l'online come un sostituto dell'offline, cioè non l'abbiamo usato nello stesso modo. Avremmo potuto lasciare una pietra ferma in un fiume, l'acqua scorreva, quindi avremmo potuto usare l'online, uso una metafora ardita ma credo che in altri casi è stata compresa, avremmo potuto usare l'online nello stesso modo in cui usavamo bene l'offline o mediamente bene l'offline fino a qualche tempo fa. Invece abbiamo usato l'online come modo per, in un modo più liquido appunto, aggiornare l'offerta, arrivare alla singola motivazione, aggiornarla, arrivare a un prodotto specifico che può cambiare dettagliatamente, sostanzialmente avere il pacchetto per ogni tipo, pacchetto turistico per ogni tipo di motivazione, che per fortuna una regione come questa abbiamo un range di attrattività ampio per ogni tipo di motivazione che un turista può chiedere nel momento in cui sceglie di venire in Toscana. Certo. Posso rispondere anch'io alla tua domanda? Sì, anche perché per adesso la risposta alla mia domanda non era arrivata, diciamo. Canoing. La domanda è, ho scelto... Allora no. Chiedo scusa, non l'ho capita io e l'hanno capita gli altri. Sono stato... Allora glielo rispondo. Allora la domanda... No, il viaggio. Il viaggio che ho fatto, non l'ho fatto in Toscana, è stato un viaggio naturalistico in cui ho fatto per la prima volta del canoing. Sono andato in canoa. E dove lo aveva sentito raccontare? L'avevo sentito raccontare sul portale della Patagonia. Ok, adesso ho capito la risposta, grazie mille. Anche a me succede, nel senso che mi invitano a convegni in giro per l'Italia, non solo. I posti uno li vede belli, sa che sono belli. Il motivo del viaggio mi è successo per la Maremma, tramite amici per lavoro, normali occasioni, mi è successo anche con la Basilicata e ho lì dei viaggi da fare in futuro. È che quando io vado ai convegni le persone le sento raccontare quei luoghi in una maniera molto privilegiata, da persone che amano quel territorio. Lì torniamo al discorso del racconto, tutti noi poi siamo anche turisti, no? E quindi questi racconti si sedimentano nel nostro immaginario in qualche maniera, e devo dire che io mi sento una gran privilegiata a poter accedere non tanto ai luoghi, questi sono accessibili a tutti, ma dei racconti. Devo dire in maniera privilegiata quando vado a dei convegni, ecco. Chi è che vuole? Io rispondo volentieri, anche perché è molto in tema, nel senso che è un paio d'anni che a Natale il regalo che ci facciamo con la mia compagna è regalarci un viaggio. E qui però il problema è che, secondo me, nella fase di ispirazione del viaggio, quindi dice faccio un viaggio, noi portali di destinazione, lo dico tranquillamente, siamo un po' tagliati fuori, perché io non ho deciso, quest'anno forse andremo a Lisbona, o forse a Istanbul, o forse magari in Sicilia, ma io non uso i canali ufficiali o verticali di Lisbona, di Istanbul o della Sicilia per cercare queste informazioni. Cerco quegli spazi trasversali che sono, diciamo, forse anche più vicini alla mia esperienza, che sono magari raccontati da altri utenti, adesso quindi blog, pagine di blogger che magari raccontano, sono stato in un posto, in un altro, perché per quanto io mi possa inventare le cose, sul Trentino devo raccontare un certo tipo di vacanza. Chi ancora non ha deciso, se ha deciso di andare a sciare va bene, se invece vuole fare un viaggio, è difficile che venga da me, andrà a cercare questa informazione da chi la racconta, racconta diverse tipologie di viaggio, chi è stato a vedere il Festival delle Fiandre e magari anche andato al mare in Sicilia d'inverno, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo lanciato su Twitter prima di BTO, c'era un hashtag che girava un giorno, i 5 libri più belli che ho letto, era di letteratura, e ci siamo inseriti come BTO dicendo mettiamo i 5 libri più belli di viaggio, chi è che ce li segnala? Quanto un libro può contare nell'inizio di una vacanza nella nostra mente? Però qui andremo parecchio lontani, il tempo è poco. Io lascio rispondere Emanuele, ma non vorrei, è affascinante, ma troviamo altra sede. No, volevo rispondere un attimo alla domanda di prima, perché indirettamente è una risposta che non è vissuta personalmente, proprio con il progetto di Blogville. Ci sono arrivati molti direct message di blogger oppure di turisti, che erano turisti americani, adesso non faccio specifiche, che erano a Roma e utilizzavano l'hashtag per chiedere
vogliamo venire in Emilia Romagna perché abbiamo conosciuto questo progetto. Loro probabilmente non sarebbero mai venuti da noi, o comunque non l'avremmo mai intercettati diversamente perché non ci conoscevano. Per cui l'importanza del progetto te lo fa capire a volte, e della nostra azione di comunicazione, proprio queste piccole cose. Quello che è il ritorno, probabilmente il racconto passato attraverso quel progetto ha invogliato persone e gli ha creato una specie di sogno per venire a provare le stesse emozioni che avevano vissuto i travel blogger in quel periodo. Posso girare? No, se mi permetti, un caso concreto, il tema è l'intensità del messaggio. Pensate a Basilicata Coast to Coast. Basilicata Coast to Coast ha avuto la forza di muovere il turismo, cioè nel senso che questo, l'effetto, l'impatto di scoprire un luogo attraverso una narrazione, in questo caso affidata all'arte del cinema, è in grado di produrre questo esito. Posso sapere il ruolo della pubblica amministrazione in questo film? Il ruolo della pubblica amministrazione è stato quello di averlo sostenuto dal primo giorno. Ovviamente aveva questo grande spot Basilicata Coast to Coast, per cui noi abbiamo cofinanziato, coprodotto, abbiamo creato un concorso in concomitanza con Basilicata Coast to Coast, abbiamo fatto delle operazioni di spillover, poi delle azioni successive regalando dei viaggi a chi era andato a vedere il film, insomma cercando il più possibile di costruire una strategia che diciamo, è stata anche significativa e importante nel campo del cineturismo. Ma faccio un altro esempio, pensate cos'è il volo dell'angelo per la Basilicata. Il volo dell'angelo, tutti coloro che vanno su YouTube e che sono alla ricerca di fattori adrenalinici trovano questa straordinaria possibilità di volare appesi a un cavo d'acciaio tra le Dolomiti Lucane, e chiaramente proprio sono stati i video su YouTube che hanno generato questo successo. E quando noi andiamo a vedere le cose più conosciute della Basilicata, subito dopo Matera c'è il volo dell'angelo. Anche in questo caso le Dolomiti Lucane erano bellissime prima che ci fosse il cavo d'acciaio dove si potesse volare, erano già segnalate tra i più bei borghi d'Italia, però quel cavo d'acciaio, questo pretesto comunicativo, oltre a questo modello di fruizione del paesaggio, ha avuto un grande impatto. Ma penso anche a Matera, considerate anche la versione ultima, noi stiamo cercando di sostenere una campagna che fa capire all'Italia e al mondo che Matera è importante quanto la Cappadocia, forse più della Cappadocia. Quest'anno forse ci riusciremo per un evento importante che provvidenzialmente, è il caso di dirlo, accadrà a breve. A Piazza San Pietro per la prima volta il presepe non lo fa il Vaticano ma lo farà la Basilicata, e a Piazza San Pietro, sotto l'obelisco di Piazza San Pietro, ci sarà un grande allestimento e Matera, praticamente una natività ambientata nel paesaggio di Matera, e chiaramente questo avrà una rilevanza mondiale con un allestimento sulla Basilicata tra tradizione, arte e fede. Ma come nasce anche questo? Nasce da una delle tante azioni fatte anche a sostegno dei talenti artigianali. Noi abbiamo uno straordinario artista che si chiama Franco Artese, che sono 30 anni che fa presepi e che portava la cultura della nostra regione legata a un tema religioso così importante. E devo dire che alla fine questo aiuto che la pubblica amministrazione ha dato anche in questo caso, questo sostegno, si è rivelato un'opportunità straordinaria. Quindi io credo che se un libro qualche volta, come dire, a volte non motiva a fare un viaggio, ci sono però dei momenti in cui l'alone che crea la notorietà legata alla letteratura, alla poesia, alla musica, al cinema, possono generare, fino a far scatenare un'attenzione, un interesse, perché nel frattempo siamo riusciti ad offrire al visitatore quei fattori di unicità, quell'interesse puntuale che fa sì che io posso dire: ma non sapevo che anche in Basilicata ci fosse la possibilità di fare un'esperienza di questo tipo, piuttosto non so che scoprire che gran parte della vicenda templare si svolge in un crocevia che il Vulture in Basilicata tra Cerenza, Melfi e Venosa, dove appunto sono sepolti i Normanni, eccetera, che chiaramente non sarà dell'interesse generale, ma ci sono cultori, amanti di storia medievale, amanti della letteratura legata ai templari, che in questa stagione trovano di grande interesse scoprire questi luoghi. Quindi se nel mentre si crea un fenomeno letterario o si solleva un'attenzione su una determinata condizione emerge una proposta di viaggio, probabilmente l'operazione riesce. Infine voglio ricordare Mel Gibson fa The Passion a Matera, noi abbiamo proprio avuto, come dire, il sismografo del turismo che ha rilevato l'anno successivo 15.000 americani mai visti prima a Matera. Quindi questo effetto
che è legato ovviamente da un lato dalla capacità emotiva che è in grado di suscitare un film, ma dall'altro dall'organizzazione di viaggi e da operatori che immediatamente sanno demultiplicare in chiave economica questa emozione. Perfetto. Internet, l'online che fa parte del nome di BTO non è affrontato in maniera dogmatica, come chiudeva l'Australia, non è, è uno strumento, no? L'importante in questi casi che voi avete raccontato è creare un'occasione perché gli altri ci raccontino, quindi dare il materiale, dare il prodotto, e sappiamo bene, voi lo sapete meglio di me, le difficoltà nel crearlo. Io a questo punto non so come siamo messi come i tempi, ma credo che siamo quasi in scadenza. Io però una domanda ve la devo fare, però ve la faccio e vi chiederò però di rispondere in maniera breve, nonostante non sia molto semplice, non sia un sì o un no. Nuovi mercati, cioè pensiamo avanti. Qual è il percorso che voi state intraprendendo di studio, quindi di metodo? E soprattutto se in questo percorso c'è l'idea di utilizzare i social network in ambito B2B, ossia social network o il web, cioè dei luoghi di condivisione esattamente, che sono uno strumento di condivisione, i social network di default, e se lo possono essere usati in un percorso B2B. È un po' complicata, non è da rispondere in poche parole, però vi devo chiedere. Sì, sicuramente la prospettiva è questa, Io credo che dobbiamo fare un passo indietro, prima dobbiamo conoscerli bene questi mercati, dobbiamo cominciare a viverli e magari provare proprio a conoscere gli operatori, le persone, proprio per capire quali sono le loro esigenze. Capito questo, probabilmente sappiamo anche come cosa comunicare meglio attraverso i canali social, perché poi alla fine sono dei canali per comunicare. Dobbiamo capire cos'è che loro interessa veramente del nostro prodotto, quindi credo che sia da fare un passaggio di questo tipo un attimo prima, su certo. Quei mercati nuovi. L'esperienza Umbra va in una direzione analoga, però mi piace raccontare un episodio. Noi siamo stati presenti con un format di comunicazione che stiamo sperimentando dal 2012, cioè da quest'anno, in due occasioni, una al Fuori Salone di Milano, dove abbiamo raggiunto con un'attività di ufficio stampa circa 15 milioni di lettori che hanno avuto la possibilità di conoscere la nostra esperienza. Due mesi fa siamo stati a Pechino e a Milano abbiamo portato un'esperienza che si risintetizza sotto il nome Spazio Umbria, ma che vede aziende private e aziende pubbliche o comunque istituzioni pubbliche a promuovere il territorio. Dentro quel territorio c'è l'esperienza privata e c'è l'esperienza pubblica. Oggi, a distanza di due mesi, abbiamo le stesse aziende che ci chiedono di aprire un concept store a Shanghai, perché è talmente vincente il racconto territoriale abbinato al prodotto del territorio che è un'esperienza che dovrebbe diventare permanente a partire dal 2013. Credo che sui nuovi mercati occorre stare con questi strumenti, che naturalmente hanno bisogno poi di una loro amplificazione, che è quella di prodotti in digitale, non solo social network, ma anche tutta una produzione che spieghi il territorio, che in parte potete vedere presso il nostro corner. L'ultima cosa che abbiamo presentato sono 7 ebook che raccontano il territorio umbro, che verranno declinati proprio anche in lingue che sono particolarmente difficili, come il cinese, indiano, eccetera eccetera. Toscana? Noi abbiamo deciso ormai nel 2009 di investire sui paesi BRIC. Paesi BRIC, si è sentito? Si è sentito? Era bassa. Paesi BRIC, quindi Brasile, Russia, India, Cina. Siamo partiti con l'idea di investire su questi mercati perché abbiamo visto come poi sono questi mercati che, pur partendo da dati assoluti più bassi, ci garantiscono l'incremento di movimento turistico alla fine dell'anno, o perlomeno l'auspicabile incremento, perché crescono in modo esponenziale. Devo dire, non è sufficiente, anche se è fondamentale, perché tra l'altro sono mercati che sono già molto presenti e molto sensibili alle tematiche dei social network e comunque del turismo online. Qui è necessario partire da una promozione più sistemica, e l'esempio
che faccio spesso è che su questi mercati i risultati buoni che abbiamo ottenuto dipendono dal fatto che su tre di questi mercati, quindi in India, Cina e in Brasile, il grande radicamento in termini promozionali l'abbiamo avuto sfruttando l'onda lunga di alcune produzioni cinematografiche girate in Toscana che ci hanno permesso di raggiungere il consumatore finale. Cosa che se avessimo la telenovela Passione, cosa che se avessimo fatto con l'offline classico avremmo speso una baraccata di soldi impossibile da gestire in questi momenti, ma che probabilmente non sarebbe neanche stata sufficiente da ottenere gli stessi obiettivi solo con la promozione online. Ovviamente lo facciamo ben consapevoli che per i prossimi anni su quei mercati lì l'online sarà fondamentale. Giampiero? Ma noi siamo puntando più che altro, essendo intanto una regione piccola che non ha la potenza della Toscana, ma soprattutto sperando che nasca un prodotto Mezzogiorno d'Italia, perché sui grandi mercati e sui paesi molto lontani è davvero risibile immaginare questa competizione regionale. Quindi io spero che il nuovo Enit ci aiuti, perché visto che arrivano solo 2 turisti su 10 nel Mezzogiorno, credo che un giorno forse se la BTO aiuta anche a fare questa riflessione per il Mezzogiorno, è importante. Noi abbiamo bisogno di Grand Tour, di presentarci in maniera con prodotti interregionali, insomma come ci si presenta sui mercati globali. Al contempo operiamo su fattori di nicchia. Se dobbiamo andare in Brasile ci andiamo a Pontella Barros perché è interessata al turismo religioso, perché abbiamo costruito una proposta legata alla vicenda dell'anno della fede a San Pietro. Se dobbiamo muoverci su altri mercati lo facciamo esattamente cercando di collegarci con quelli che sono interessati a un certo tipo di esperienze, a certi tipi di turismo, proprio perché dobbiamo concentrare le nostre risorse su pochi obiettivi e tentare di portare a casa il massimo. L'Europa rimane per noi ovviamente il più importante bacino, ma ancora di più l'Italia, perché la Basilicata ha ancora bisogno di essere scoperta dagli italiani, e quindi pensiamo che non sia affatto esotico investire molto sul nostro mercato, perché più italiani intanto conoscono la nostra regione. Trentino, poi c'è l'ultima domanda che la voglio fare da... Sì, innanzitutto diciamo, sui nuovi mercati sarebbe auspicabile avere lì chi ci andasse l'Italia, o comunque sposo pienamente quanto diceva la Basilicata. Come facciamo noi come Trentino andare a immaginare di portare un brand così piccolo in Brasile piuttosto che in Cina? Per quanto riguarda invece i mercati che già adesso stiamo gestendo, su quali stiamo già lavorando, noi diciamo abbiamo... Nuovi mercati possono non essere geografici, possono essere tematici anche. Perché diciamo che, allora, io stavo interpretando più in chiave estera, da una parte c'è un discorso di usare nuovi tipi di contenuti, nel senso che se usi il testo va assolutamente declinato nazione per nazione. Se usi un video, molti video permettono di essere ritrasmessi, ripubblicati su diversi spazi senza doverli ripensare significativamente. L'altra cosa non è tanto il fatto di usare i social media, ma usare forme nuove, attori nuovi della comunicazione. Sto pensando, ad esempio, noi abbiamo una partnership con la nazionale di sci norvegese. Questi sciatori sono dei pazzi scatenati sui social media, noi usiamo loro, vorremmo usare meglio loro, perché in modo che siano loro a comunicare dentro i loro spazi sociali il fatto che vengano ad allenarsi sulle nostre montagne, che sciano sulle Dolomiti d'inverno, ma ci vengono anche d'estate a fare l'allenamento. Quindi non è tanto aprire una pagina Facebook per la Norvegia, ma è il fatto di dire faccio in modo che attori influenti già in quel mercato nella Norvegia parlino dentro nei loro spazi sociali anche del Trentino, tra le altre cose. Quindi questo è un modo anche per evitare un problema grossissimo dei social media, che parlare ad un popolo diverso, ci sono aspetti oltre ai linguistici, che bisogna conoscere la lingua, sono aspetti culturali. I social media in Germania e in Polonia sono radicalmente diversi da quelli italiani. Non potremo mai riproporre lo stesso tipo di comunicazione che facciamo nella pagina Facebook italiana e che funziona bene, ad esempio, sulla Germania. E quindi questo è chiaramente un aspetto che va considerato. Certo. Faccio io alla fine una domanda. Salve, mi rendo conto che il tempo è poco, però
volevo fare una riflessione che potrete sviluppare magari anche dopo online, però una domanda secca che è stata anche molto condivisa su Facebook e su Twitter anche, da rivolgere agli APT. La provocazione riflessione, che poi è una riflessione, se ha senso attuare una promo commercializzazione senza un piano industriale, visto che l'Australia ha una cura maniacale del basic, degli standard di qualità, e solo dopo inserisce una promo commercializzazione che va a rendere efficace questo. Adesso faccio la domanda secca perché poi magari necessita di più tempo, però è stata anche condivisa parecchio su Twitter. Con un sì o con un no vorrei sapere dalle varie regioni se sono d'accordo sull'utilizzo di un sistema di booking pubblico nei siti istituzionali e se possono essere resi pubblici eventualmente per chi li ha utilizzati i dati delle prenotazioni raggiunte, perché questo è un dibattito molto aperto e allacciandoci all'Australia, per esempio l'Australia non lo ha. Grazie. Allora, un po' ne avevamo già parlato. Domanda secca, io credo che sì o no? La domanda viene... Lo fate? Sì, lo facciamo credo indirettamente, perché come ho detto sì all'inizio, non è la regione Emilia-Romagna che fa questo tipo di operazione. Il booking della regione è promosso dalla regione, però è privato, è delle associazioni di categoria, per cui noi diamo visibilità alle aggregazioni di impresa che però sono organizzate dagli privati stessi. Noi stiamo promuovendo. La risposta è la stessa, non può esserci che questa strada allo stato attuale della legislazione italiana. Faccio io una domanda, allora finale la leggo a questo. C'è qualcosa sul booking online nel fantomatico piano strategico che noi, cioè io non ho letto, ma voi come regioni, non so, credo che vi sia... Non riguarda questa parte qui? Ma quel piano strategico? Quale piano strategico? È quello di cui si parla, il piano che penso a breve verrà divulgato, no? Credo che non lo conosciamo. Ok, siamo ancora in un processo. Non voglio finire con una nota polemica, perché BTO vuole, ne parla, non si nasconde mai dietro ai problemi. Io credo che però ci sia veramente un'urgenza di iniziare un percorso. Forse questo piano strategico, io non l'ho letto, non lo so, comunque è il primo che in Italia mi risulta si possa avere. L'Australia ce l'ha 10 anni, la Spagna è da tempo, cioè io la prima volta che ho visto il piano strategico della Spagna c'era scritto 2020, parliamo che forse era il 2008-2009, io credevo fosse 2.0, dico rafforzano la loro presenza. L'ho aperto, non ci potevo credere che facessero una programmazione a 12 anni, dove in Italia non siamo mai stati abituati a farlo. Se un percorso inizia e c'è la disponibilità veramente, cioè ve la chiediamo da cittadini, le regioni, a fare un percorso tutto insieme sulla base di un progetto condiviso, ovviamente, possiamo uscire. Ecco. Noi BTO ci mettiamo la divulgazione del nostro potere comunicativo che sì abbiamo, volentieri. Ieri è uscita un'idea dal dibattito sul brand di lanciare un hashtag di cui BTO si può far promotore, di aiutare a trovare la promessa attraverso i cittadini. Dietro ogni brand c'è una promessa. Qual è la promessa dell'Italia? Perché parlando dei mercati stranieri abbiamo detto non è la singola regione, più lontani sono, che può promuoversi, ma bisogna che sia il brand Italia e poi a declinarlo. Bene, questo è un percorso di cui noi abbiamo bisogno. BTO aiuterà nella parte sua comunicativa a sostenere sicuramente, adesso non riusciremo forse a farlo durante il BTO perché ci sono tanti contenuti. Diamo una promessa dietro questo brand Italia attraverso le sottopromesse che ci sono nei brand regioni. Facciamo un percorso insieme finalmente. Da parte nostra assolutamente. Ieri c'è stata una discussione proprio anche discutendo su Italia.it e si diceva ma perché non partiamo dalle best practice delle regioni? Ognuno di noi ha dei casi di eccellenza, proviamo a usarli più in termini di esperienza, non sto parlando di tecnologia o di altre cose, però lavorare sulla promo e commercializzazione online, noi saremo forse fuori legge, ma insomma lo facciamo da 8 anni, e non è una tecnologia, è questione di riuscire a parlare con gli operatori, ragionare sulle problematiche di commercializzazione online, eccetera. Parlare dentro una pagina Facebook, piuttosto che twittare,
sono, diciamo, tecnologicamente banali. In realtà poi dopo bisogna scegliere i contenuti giusti, bisogna avere l'approccio, il tono. Molti di noi hanno fatto delle bellissime esperienze in questo campo. Perché non le proviamo a metterle insieme? Proviamo a, a farne fattor comune, quello che c'è di buono lo portiamo per l'Italia. Velocemente, c'è sta disponibilità? C'è qualche... Credo che più che una disponibilità sia una necessità. Perfetto. Cioè, non è possibile una strada alternativa. Ora, nessuna regione italiana, forse tranne la Toscana, può presentarsi sugli scenari internazionali con una identità autonoma, conosciuta e riconosciuta. Io credo che il resto del paese debba fare una scelta, che è quella di lavorare per una sinergia attiva alla costruzione del brand Italia, declinandolo regione per regione, ma dentro quella strategia lì. Noi ad esempio abbiamo appena chiuso l'esperienza alla Biennale di Venezia con una reinterpretazione affidata a De Lucchi delle ceramiche italiane. È stato preso come case history per reinterpretare il concetto di Made in Italy. Saremo a New York a giugno dentro il programma di scambi italo-americani del 2013. Questa è la strada, è la reinterpretazione del Made in Italy, ma dentro una strategia di brand. La risposta alla domanda cruda di prima e poi alla domanda ripresa da te è sì, e anche sì alla condivisione dei dati. È ovvio che anche la Toscana ha tutto l'interesse che emerga una politica di brand forte dell'Italia, in particolar modo sui mercati lontani. Sui mercati lontani tutti noi abbiamo bisogno di muoverci in un'ottica di brand. Il problema dei mercati lontani è che sono complessi, però sono gli unici che possono far scattare un meccanismo di crescita e di performance per tutto il sistema turistico italiano nei prossimi anni. Non c'è da aggiungere altro, credo che questa disponibilità sia già esplicita e chiara. Diciamo che confidavo molto, però volevo davvero che emergesse un segnale positivo, che in qualche maniera qui a BTO, vista questa presenza, di cui vi ringrazio veramente, legata alla presenza di ieri, che può avere un significato di Babbia, di una nuova era forse dell'Enit, di cui tutti ci auguriamo, perché noi da cittadini, da studiosi, nelle varie vesti, da operatori, ci auguriamo veramente che esista un percorso davvero condiviso, che poi è solo logica, come dicevate prima, che lo richiede, oltre che necessità. Sarebbe stata una conclusione, ma c'è una domanda. Al volo proprio, uno spunto di riflessione soprattutto. Io rappresento un portale che si chiama studentsville.it, che a sua volta è uno dei punti di riferimento a Firenze per gli studenti americani. Bisogna sapere che a Firenze ci sono circa 40 fra università e college americani, cioè il più grande study abroad program degli Stati Uniti all'estero. La cosa incredibile che vedo, parlando con questi studenti e vedendo i loro comportamenti di viaggio quando sono a Firenze, è che questi ragazzi viaggiano tantissimo, cioè quasi ogni weekend lo trascorrono fuori. Il problema è che nel 90% dei casi prendono un low cost e vanno a Parigi, Londra, Barcellona, escono dall'Italia. Quindi è incredibile, questi sono ragazzi che praticamente saranno gli evangelisti dell'Italia una volta che torneranno nel loro paese, e sono qui e non siamo in grado neanche con loro di farli girare in regioni tipo la Basilicata, l'Emilia Romagna, la Sicilia, eccetera. Invece di andare in Sicilia magari vanno in Grecia, invece di andare in Emilia Romagna, a Bologna, vanno a Lisbona. Ed è francamente incredibile. Quindi questo è solo uno spunto di riflessione, però questo potrebbe essere anche un progetto interessante per queste regioni, di dialogo con un target di ragazzi giovani super, super alfabetizzati al web, se non facesse una campagna mirata su di loro, su circa 10.000 studenti fissi a Firenze, un patrimonio incredibile, assolutamente aggregato. Aggregato, presente, pronto, perché gli studenti ci sono sempre stati. Aggregato e con alta capacità di spesa, perché sono americani e pagano tipo $50.000 l'anno per essere nelle loro università. Grazie della riflessione, direi che è una segnalazione che si appunteranno e ritengo estremamente interessante. Io vi ringrazio, è l'ora di pranzo, siete rimasti ben oltre, i temi sono tanti. Buon lavoro, noi continueremo. Come vi ho detto, chi di loro ci vorrà lasciare del materiale che interessa agli appassionati, diciamo, del tema, noi lo metteremo o lo segnaleremo o sul nostro canale SlideShare di BTO, oppure lo segnaleremo per chi lo pubblicherà in altri luoghi. Grazie davvero.